Today is the anniversary of the liberation of Judea and Samaria. The divine words of Jeremiah accomplished. For lo, the days come, say the Lord, that I will turn the captivity of my people Israel and Judah, say the Lord, and I will cause them to return to the land that I gave to their fathers, and they shall possess it. Today we are not only celebrating a national achievement, but rather than that, the glorious of God Almighty. I stand here before you to thank for your help to build the Judea, the great area of Hebron. I send you the blessing at the name of Yochai Damri, the governor, Israel Levinson, the head of foreign desk of our Hebron, and by the name of ambassador and chief strategy, Enzo Saladino. From Israel, we bless you for the mission you have accepted. We bless the apostles from Italy, Apostello Enzo Incontro, Apostello Lirio Porello, Apostello Paul Naughton from England, Apostello Neville Goldman from South Africa, Apostello Gordon Manche from Malta, Apostello Blagovest Bele from Bulgaria, Apostello John Hanveld from Norway, Apostello Angel Trinidad from Paraguay, Apostello Felix Orquera from Chile, Apostello Jesus Losa from Spain, Apostello Luis Alejandro Espinoza from Honduras, Apostello Nelson Chavez from Colombia, and Apostello Max, Poland. We bless your mission. We bless your communities. We bless your faithful. We are waiting for you all here together in the Son of Avram event in April 2018. The faith is our past, present, and is the future. All together, with the strong faith we have, we can change the world. Continue with all your faith to help us in our common mission. God said to Avram, "Vavarcha mevarchecha, umekalelcha or, v'nivrechu b'cha kol mishpachot ha'adama." And I will bless them, them that bless thee, and him that curse thee will I curse, and in thee shall all the families of the earth be blessed. From Israel, we bless you. Amen. Shalom and welcome in Israel. Welcome in our Hebron operation. For us, it's very important this evening. I think everybody knows this is the 50th years, is the anniversary, and at the same time, it's today's Independence Day. I would like to begin with greeting of welcome to each and every one of you to the land of Israel, the Holy Land. Choose the decision to open the gate to all Christians in the world. Yeah. We bless this beautiful and wonderful land. Y bendecimos a tu pueblo. And we want to bless your people here. Y te damos gracias por esta oportunidad. And thank you for this opportunity. Y por conectarnos con la gente correcta. And to make an agreement with the beautiful and correct people. Para que tu gloria llene esta tierra. Amen. Let your glory come. Te presentamos estos alimentos, Señor. Thank you for this meal. Los tomamos en acción de gracias. We just eat. We bless you and grateful for you. En el nombre de Jesús. In the Jesus' name, Amen. We hear God command to the patriarch Abraham of go leave your homeland, your father's home, to the land I will show to you, say Jeremiah, for the days come, say the Lord, that I will turn the captivity of my people Israel and Judea, and you from the distance of thousands of kilometers, be privileged as well to hear God's command to follow Abraham's path and I come back to my Christian brother. It's a 2000 year the Christians started alone to move, to share,
to enter in the heart for all family, to send a very simple message, peace, believe. But before this, my personal strategy is we won't start to share with everybody the legacy of Avraham Avinu. Blessed be the name of the Lord, Baruch Hashem Adonai. Your name is in this place. Thank you, Father. Amen. You are the God who used Abraham, Isaac, and Jacob, the matriarchs. You used them. You are the God that makes history. You are not a historian. You make history. We come today to declare this place the blessing of the name of the Lord. Padre, venimos, Señor, a esta tierra de bendición para declarar que esta tierra es bendita. Todo el que bendice a Israel será bendecido en todas las naciones de la tierra. Signore, vogliamo benedirti e lodarti come popolo italiano, Signore. Amen. Abbiamo un grande debito nei confronti di questa terra, di questa nazione, Signore. E ti vogliamo lodare e benedire che oggi, Signore, i nostri piedi hanno potuto calcare questo territorio. Signore, non conoscevamo neanche questo territorio, Signore. E oggi per la tua grazia siamo arrivati qui, in questa terra, Signore. Vogliamo, Signore, dichiarare da questo luogo dove tu hai benedetto Abramo, dicendo che lui sarebbe stato benedetto a tutte le famiglie della terra. Noi oggi come famiglia dell'Italia siamo qua e abbiamo ricevuto la benedizione che tu hai promesso, Signore, attraverso la fede. E Signore, attraverso la fede in Cristo Gesù siamo divenuti anche noi figli di Abramo, discendenti spirituale di Abramo. E noi in questo giorno, Signore, siamo così emozionati di trovarci in questo luogo dove Abramo ha calcato, Signore, con i suoi piedi e dove ha ricevuto rivelazione dall'alto, dove ha ricevuto la tua parola che viene dal cielo, che ha dato speranza a tutte le famiglie della terra. Amen. Noi ti vogliamo benedire e ringraziare in questo giorno, Signore, come italiani vogliamo benedire Israele, Signore, vogliamo sempre di più supportare i tuoi piani eterni verso questa nazione, Signore, e vogliamo anche collaborare in questo e ti diamo tutta la lode e il ringraziamento nel nome di Gesù. Amen. Señor, seguimos adorándote, bendiciéndote en este lugar que es el lugar del inicio, donde por primera vez los judíos tomaron tierra, tomaron territorio. Desde este lugar de los patriarcas también queremos honrarte, bendecirte, darte la gloria, la honra, y bendecimos a Israel, bendecimos a los judíos. Damos gracias porque a través de Israel nosotros conocimos a nuestro Salvador. Y yo, Señor, representando a España, te pedimos perdón por todas las ofensas que hemos podido causar al pueblo judío. Te pedimos perdón por el dolor que podamos haber ocasionado a este pueblo. Y desde aquí, Señor, te pedimos bendición para Israel, bendición para el pueblo judío. Te damos gracias por todas las cosas que has hecho a través de este pueblo y que vas a seguir haciendo, porque de ellos son benditas todas las naciones de la tierra. Te damos gracias, Señor. Amén. Tomorrow, when we be there, I'm sure you will listen inside of your heart, inside of your spirit, the passion, the emotion, all these heroes of the Bible, they did 7,000 years ago. I want to share with you this historical moment. Quiero de compartir con nosotros este histórico momento. Why is the historical moment? Because this place, for the first time, this delegation, this Christian delegation, will be the first Christian delegation from 7,000 years put here where Abraham Avinu spoke with God. Wow. Amén. Esta es la primera vez, ¿por qué esto está emocionado? Porque esta es la primera delegación, no oficial, la primera delegación cristiana que en 7000 años tuvo el primer pie aquí. Esta es la primera vez que los cristianos están aquí y 7000 años. Tenemos esta
privilegio, ma también esta responsabilidad. Sí. My prayer for everybody is to receive the many blessings in your life, and I pray for give you each one the energy for support Pagebron. Él está orando para nosotros para recibir lo que este lugar carga y lo que nosotros debemos recibir de esta visitación. Por supuesto, él está orando como ambasador de este lugar. Shalom. 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 Yes. Your nation, yes. Okay. In the name of Jesus. Per la prima volta che lo first time in the store. With all my heart, with all my energy, I want to say thank you so much to Daraba, Mr. Yokai Damari, is our governor. For he is the mission. He don't work for Adelon. He spent the life every day for support the people in Judea in Adelon. Continue to build the house in the Holy Land. Marry and build family and then continue in the path of our Father. We stretch our hands out to you. Open our door and open our earth and say to you, welcome to you all. Nosotros continuaremos construyendo casas en la Tierra Santa. Continuaremos casando y construyendo familias, y por supuesto, continuaremos el camino de nuestros padres. Así que nosotros estrechamos nuestras manos con las suyas, abrimos nuestras puertas y nuestros corazones, y les decimos, bienvenidos sean todos. For me, the legacy of Abraham Avino is very easy. Don't talk. Action. It's finished the time to talk. I know the Jewish and the Christian hope to see the Messiah. Why we don't work together? Action. Hallelujah. Vogliamo avere uno schema, l'unico schema che vogliamo avere è ubbidire lo Spirito Santo. Ora ascoltate. Ascoltate questa lettera. Siete pronti? Posso? Prestatemi attenzione. Fratelli,
Perdonate la diversa natura dei miei prossimi commenti, ma a volte nella mondanità di questa nostra vita terrestre avvengono eventi di fronte ai quali il silenzio e la passività non possono essere la nostra risposta. Il Signore ci ha dato la responsabilità di fare il bene, di proteggere i Suoi insegnamenti, di diffondere il Suo Verbo, ma anche di reagire di fronte alla malvagità. Chiarisco da subito a cosa mi riferisco. Conoscerete sicuramente l'UNESCO, l'ente delle Nazioni Unite che ha il mandato di proteggere siti storici e culturali nel mondo. Qualche giorno fa a Cracovia, in Polonia, nazione dove poco più di 70 anni fa milioni di anime sono state bruciate vive. L'UNESCO ha deliberato che la tomba dei nostri patriarchi, Abramo, Isacco, Giacobbe e altresì di Sara, Rebecca e Lea, sono patrimonio islamico, oggi minacciato dall'occupazione israeliana. Ancora più nella descrizione ufficiale dell'UNESCO a questa infamità si fa riferimento storico solo a partire dall'anno 100 dell'era corrente, anno in cui venne costruita una moschea per proteggere la tomba di Ibrahim. Ma come si può, dico io, come si può trasgredire la reale storia della Macpela, la caverna comprata da Abramo per seppellire Sara? Come si può demolire il frutto del nostro padre Abramo? Certo, era anche padre di Ismaele, ma la Macpela esiste come indelebile evidenza della storia giudeo-cristiana. Non si può riscrivere la storia, non si può riscrivere la Bibbia, non si può negare l'assoluta verità, non si può non dire che successive costruzioni nello stesso sito durante l'occupazione bizantina hanno ampliato ancora più la natura non giudeo-cristiana di questo locale così sacro. E poi occupazione. Vediamo i veri fatti. Fino al 1967 e la guerra dei sei giorni, ebrei e cristiani non potevano accedere alle tombe dei patriarchi. Al massimo durante il lungo dominio islamico e poi giordano, i non musulmani potevano accedere solo al settimo gradino della scala che conduce alle tombe dei patriarchi. Ancora oggi successivi governi israeliani, consci della instabilità di Hebron, limitano l'accesso alle tombe per ebrei e cristiani a meno di 15 giorni all'anno. Questo per evitare reazioni violente da parte islamica. Ma che cosa è Hebron? Se Dio vuole la vedrete presto nelle gite che faremo. Con 150.000 abitanti è il centro dell'economia palestinese, con varie aziende che esportano sia in Israele che nei territori. Soprattutto però è il focolaio di tutta la più bieca violenza che Israele ha vissuto negli ultimi anni. Da Hebron viene il 18enne che è entrato in un insediamento a coltella decine di volte una bimba di 12 anni che dorme nel suo letto. Da Hebron viene chi ha brutalmente ucciso una madre di 10 figli, madre religiosa sposata con un rabbino che semplicemente accudiva la sua famiglia. Controllate le notizie, in più del 70% dei casi gli atti terroristici sono compiuti da residenti di Hebron. E chi protegge la Macpela? 800 ebrei determinati ad asserire la realtà storica che vivono in un'area super protetta e un migliaio di soldati che pattugliano la zona della Giudea. E ancora non contento, l'UNESCO ha anche condannato gli scavi archeologici che sono in corso a Gerusalemme. Ma come si può? Quando mai l'umanità ha rifiutato di scoprire evidenze della propria storia? Come si può negare l'obbligo, non il diritto, di portare alla luce i siti, le strade, gli elementi che hanno fatto parte della storia di Gesù, del re Davide, del Tempio di Gerusalemme, dei discepoli? Fratelli, non si può accettare questa assurdità. Non dobbiamo pensare che questo sia un problema esclusivo al mondo ebraico e quindi perché immischiarci. Non è bieco antisemitismo, antipolitica israeliana e nemmeno antiebraismo. La realtà dei fatti è che gli ebrei sono proprio pochi nel mondo, intorno a 40 milioni, oggi molto più forti grazie alla potenza di Israele. Negare la storia giudeo-cristiana ha un obiettivo ben più ampio, l'obiettivo ultimo siamo noi cristiani. So bene di entrare in un territorio minato, ma guardiamo i fatti, gli ebrei sono già stati cacciati da tutto il Nord Africa e il Medio Oriente, Israele esclusa ovviamente. In Egitto si dà la caccia ai copti cristiani mutilati senza alcuna difesa. In Siria gli yazidi sono stati decimati, decine se non centinaia di migliaia. Le nostre chiese storiche distrutte, monasteri, commenti sulla Furia, Palmira devastata.
E ancora in Africa migliaia di cristiani uccisi, Iraq, Iran, Arabia Saudita e così via. Impossibile essere cristiani e professare la propria fede. Ma come si può? E se tutto ciò non bastasse, il Financial Times prevede che Israele esclusa nel giro di 30 anni, non ci saranno cristiani nel Medio Oriente, nella culla della nostra fede, obliterati, cancellati, fatti fuori. Se non credete, andate a Betlemme. Vedete quanti cristiani vivono nel luogo natale del nostro padre. Visitate la chiesa della Natività e paragonate le condizioni della medesima ai luoghi sacri di Gerusalemme, Nazareth. Concludete voi, chi protegge i nostri siti nel migliore dei modi e con il rispetto e l'amore verso i nostri valori di fede e credo. Il tempo del silenzio e del mutuo assenso è finito. Dobbiamo fare sentire le nostre voci, richiedere che la comunità europea e gli Stati Uniti blocchino i finanziamenti a chi vuole negare la sovranità giudeo-cristiana che ci illumina. Dobbiamo chiedere alla nostra Chiesa di intervenire, non politicamente, ma per proteggere la nostra cultura cristiana, i nostri fratelli indifesi. Dobbiamo urlare il nostro dolore quando a un autobus di copti sono state date due scelte: convertitevi all'Islam o morite. Quando le nostre chiese incendiate ardono con il sangue delle nostre sorelle, suore intente a diffondere il verbo di Dio. Non si può stare zitti, non si può minimizzare, non si può non credere che l'egemonia di chiunque distrugge gli altri. Sollevate le vostre voci e pregate per i nostri valori cristiani affinché ci sia una vera libertà di predicare l'Evangelo nel mondo. Amen. Questo è sotto i nostri occhi, proprio il luogo che io ho avuto modo di visitare poco più di un mese fa. Quel luogo è stato dato ai palestinesi. Assurdo, è così. Ditemi se non è un'azione mirata, fatta apposta, provocatoria al massimo. Ma io ora voglio invitare l'ambasciatore a venire. Saliamo sopra. Grazie Palermo. Quante benedizioni qui a Palermo. Israele vi benedice, ma personalmente voglio benedire la nazione che amo tantissimo, che è l'Italia, che ha dimostrato con questo voto dell'UNESCO di essere contraria a benedire Israele. E sapete benissimo che chi benedice Israele sarà benedetto e l'Italia risorgerà. Ora, nell'arco di questa prima missione esterna da parte della Giudea di Har Hebron, non è stato per niente semplice e continua a non essere riuscire a mantenere le porte aperte a tutti i cristiani del mondo. Abbiamo avuto l'onore che il primo apostolo, insieme all'apostolo Enzo d'Incontro, quindi le primizie, come tu insegni, arrivano dalla parte meridionale, di cui anche io sono onorato di arrivare. È stata un'esperienza straordinaria. Lo è stato ancora di più per noi avere la forza e la passione atavica di incontrarci giudei e cristiani. Perché se noi non sappiamo da dove arriviamo, non possiamo conoscere appieno dove siamo e dove stiamo andando. Ed è questo uno dei motivi principali del progetto dei figli di Abramo, dove noi vogliamo dare la possibilità a tutti i cristiani di vivere che cosa significa essere giudeo. Non solo leggere la parola, leggerla con loro, condividere il Talmud, conoscere
tutte quelle che erano le tradizioni che secondo il cristianesimo venivano applicate anche dai 12 apostoli. Ritengo che questo progetto rafforzerà fortemente la fede dei più veterani e alzerà le nuove generazioni su quello che è la parte finale del grande film, Genesi e arrivo dei nuovi cieli e nuova terra. Basta religioni, basta denominazioni, il tempo dei malvagi è finito, arriveranno nuovi cieli e nuova terra e ci sarà un unico corpo, un'unica chiesa. In questi tempi profetici è solo chi non ha veramente occhi per vedere, soprattutto lo spirito, non riesce a vedere quello che sta succedendo. C'è un'accelerazione impressionante, perché considerate, fratelli cari, che tutte le vostre grandi preghiere nelle vostre stanze, nelle vostre case, quando guidate, sono fortemente ascoltate, però poi si trasformano in qualcosa di pratico. Allora Giosuè deve scendere sul campo, deve conquistare i territori. E noi stiamo scegliendo gli uomini più valorosi, i leoni di Giuda, che applicheranno questi grandi tempi. Ed è per questo motivo, Apostolo Enzo, Apostolo Lirio, io amo anche molto l'Apostolo Enzo, che noi abbiamo deciso di individuare 12 leoni di Giuda, esattamente come le 12 tribù, esattamente come i 12 apostoli. Sapete che ogni apostolo ha avuto doni diversi. Guardate, i tempi, i millenni cambiano, ma le persone, lo spirito di Dio quando scende su alcuni uomini rimane sempre fortemente profetico. E la vostra Chiesa è stata costantemente benedetta per via di questo grande uomo che io e i fratelli giudei hanno avuto l'onore di conoscere, e estendo i miei saluti a tua moglie, perché dietro un grande uomo c'è sempre una grande donna. Nell'arco di questa settimana, prima dell'arrivo e prima di questo grande attentato alla fede per quanto riguarda la decisione dell'UNESCO, ho cercato rivelazione su che cosa il Signore mi diceva di donare all'Apostolo Porrello, e dandolo a loro ovviamente lo concedevo a tutta la parola della grazia, perché siete voi le fondamenta dell'Apostolo. Ed è profondamente fantastico aver sentito ulteriori conferme. Non ho avuto modo di arrivare molto tempo prima oggi e quindi non ho avuto modo di parlare con l'Apostolo, ma l'Apostolo prima ha parlato di Susia. È un posto straordinario. Vedete, fratelli, si spendono tante energie per ricaricarci spiritualmente, nell'adorazione, nella preghiera, nella convivialità, e questa è una cosa straordinaria. Ma quando tu entri nello spirito, e lo spirito è dentro di te, tu entri in una dimensione con un filo diretto, esattamente come la Genesi, quando il Signore parlava con Dio e gli uomini parlavano col Signore. E ritorneremo esattamente questo, ed è questo il motivo per cui l'Apostolo dice che la Chiesa è solo di passaggio, perché alla fine tutti quanti noi faremo parte essenzialmente del cuore di Dio. In questo percorso il grande dono e la grande responsabilità che noi vogliamo onorarti, e con me anche il Rabbino. Vedete, Susia è un posto straordinario perché non è solo una città ritrovata,
ma quanto fu la parte in cui, l'area in cui Giosuè decise i confini di Giuda, lì dove la luce di Sion è rimasta accesa e continuerà così nel tempo. Susia ha continuato nell'arco dei secoli ad essere un grande centro rabbinico ed è per questo motivo che per la prima volta nella storia noi vogliamo onorare l'Apostolo affinché sia il primo rabbino che potrà usare Susia, le terre di Giuda, per fare i tuoi seminari e le tue scuole apostoliche per tutto il mondo. Amen. Sì. Da questo momento questa struttura diventerà un ponte di collegamento con la Giudea, con Arebron, avrà la possibilità di cooperare su tutta una serie di diversi fronti. Mi sembra che domani mattina abbiamo una riunione con i veterani, gli anziani e i responsabili di cellula, se non vado errato si chiamano così, al fine di programmare in termini pratici che cosa significa vivere in maniera giudaica, comprendere ancora di più. Ma la cosa che per noi è molto più importante è che voi, quando sarete lì, così come è stato l'Apostolo, viviate quella atavicità di fede che ritengo che tu conferma sia inspiegabile. Per questo motivo noi stiamo organizzando il più grande evento della storia, che si chiama I figli di Abramo, che sarà fatto Bezrat Hashem, se Dio vuole e Lui lo vorrà, il 29 aprile 2018, e in tutta sicurezza tutti i cristiani del mondo e gli ebrei si riuniranno per la prima volta nella storia ad adorare il Signore, e lo Spirito Santo farà il resto. Il giorno dopo, giorno 30 aprile, l'Apostolo sarà il rabbino dal mondo cristiano, insieme con il rabbino, che faranno un seminario interreligioso, e ci sarà la possibilità di pianificare tutta una serie di seminari durante l'anno, quando l'Apostolo vorrà, perché quell'area è solo di tua competenza. Vi ringrazio, estendo le benedizioni da Arebron, dal Rabbino e da tutti quanti noi, e siete accolti in maniera super calorosa in ogni singola famiglia. Benedizioni a voi. Grazie. Grazie Palermo. Grazie Parola della Grazia.